grazie alla fanfara dei Granatieri, diretta dal locotenente Domenico Morlungo. Buonasera a Lorenzo Guerini, ministro della Difesa. Beh, insomma, questa è una serata particolare perché domani si compiono 100 anni dalla inumazione della salma del milite ignoto nell'altare della patria. Era il 1921, era un anno, diciamo, difficile per l'Italia. E insomma, con quale spirito? Perché adesso, anche adesso, veniamo da una guerra meno tragica, la precedente, però 132.000 morti è proprio un bel bilancio. Che cosa unisce le due cose? Beh, quella cerimonia, quel viaggio da cui lei a Roma fu un momento di grande unificazione per il paese. Quel feretro venne salutato da tante persone lungo il percorso e l'Italia si sentì unita, un'Italia ancora segnata dalle ferite della Prima Guerra Mondiale che hanno attraversato tante famiglie con 650.000 morti, insomma sicuramente un'Italia ancora prostrata da questo punto di vista. Quel sentimento di unità, io credo sia un sentimento di unità che oggi vive ancora la popolazione. C'è voglia di stare, di unirsi insieme per guardare al futuro, per riprendersi dopo due anni drammatici che stanno alle nostre spalle, comunità che sono state anche qui segnate dalle conseguenze della pandemia. Io arrivo da uno dei territori più colpiti e so cosa ha significato. Sono di Lodi, quindi una delle prime province colpite, e so cosa ha significato quel virus in tante famiglie, quanti lutti ha provocato, e so quanta solidarietà ha messo in campo. Ecco, io credo che ci sia uno stesso spirito di solidarietà, di volontà di unità, che per guardare con ottimismo al futuro. Allora, ci fu uno spettacolo straordinario, questo treno che partendo da Aquileia, diventata per un momento la capitale sentimentale, romantica, sofferente d'Italia, fino a Roma. Allora, noi abbiamo ripercorso questo tratto insieme con Mauro Giliberti e con Andrea Conti. Rivediamo. Cent'anni fa un suo collega da Aquileia licenziò il treno che in quattro giorni portò la salma all'altare della patria. È una locomotiva alimentata a carbone, di progettazione e di costruzione italiana. Ti faccio salire su questo pezzo di storia. Maestro! Posso dire una cosa? Che meraviglia! Grazie a questa leva il vapore prodotto va nei cilindri, muove le bielle. Partiti! È un ricordo che avrai per tutta la vita. E sia per l'evento, sia per l'emozione. Questa è la prima classe? È uno scompartimento di prima classe, solo per i primi gradi dell'esercito italiano. Questa è la seconda? Questa è la terza classe, che è quella più spartana, con i sedili in legno e con i finestrini apribili, e i militari e i reduci affacciati ricevevano i fiori. Io mi auguro che questo viaggio sia un viaggio che unisca ancora una volta il paese. E dopo un viaggio lungo 5 giorni, passando per le stazioni di Udine, Venezia, Santa Lucia, Bologna, Firenze, Arezzo, il vapore torna a scaldare Roma Termini, 100 anni dopo, riportando il milite ignoto nella capitale. Buonasera alla signora Grazia Riccio Bergamas. Buonasera. Che è discendente di Maria. Sì, pronipote. Esattamente, che indicò, questa è la salma del milite ignoto. Buonasera a Sonia Bergamasco, buonasera. Che nella docufiction che è venuta domani sera interpreta proprio questo Maria. Emozionante questo ruolo, il sì. Momento. Prima che presenti gli altri, rivediamo un momento il momento culmine del film. Thank you.
dirmi che non hai pianto. Ho pianto tantissimo, tutto il tempo, continuavo a piangere. Ho pianto anche vedendo il film in anteprima e quasi mi vergognavo, ma non piangevo per me, piangevo per Maria. E è una, credo che la sua storia faccia parte di una memoria profonda che ci riguarda tutti. Cesare Bocci interpreta il ministro della guerra, Luigi Gasparotto, che fece la scelta, e poi adesso vedremo anche storicamente perché con noi c'è lo storico Gianni Oliva, e poi c'è Alessio Vassallo che interpreta il tenente Augusto Tognasso, che è quello che guidò in qualche modo la commissione per la selezione di queste donne che poi sì, che fisicamente poi va di nuovo nei luoghi della guerra per riportare questi resti e questi dei resti a casa. Che devono essere irriconoscibili. Allora, perché Oliva, quello era un momento, il 21, ancora le ferite della guerra, ed eravamo in pieno biennio rosso, quindi con un paese spaccato, lacerato, tanto è vero che un anno dopo sarebbe arrivato il fascismo. Dopo la guerra c'è stata una polemica feroce sulle interpretazioni della guerra, sulle colpe, sulle responsabilità. La guerra è stato un enorme massacro, più di 600.000 morti, quasi 1 milione di invalidi. E nello stesso tempo però la guerra lasciava una grande eredità, che era il senso identitario. Perché la prima guerra mondiale è la prima cosa che gli italiani hanno fatto tutti insieme. Ci sono stati 5.300.000 mobilitati, vuol dire che non c'era famiglia dalla Valle d'Aosta a Capo Lilibeo che non avesse in guerra un padre, un figlio, un fratello, un marito. E quindi sono le cose che gli italiani hanno fatto per primi tutti insieme. Ed è stato anche il momento in cui gli italiani hanno parlato italiano, perché in trincea, per comunicare, bisognava parlare italiano, quello abbarrocciato, imparato in 2 o 3 anni di elementari. Allora, tutta questa esperienza identitaria si trasforma nella scelta di dedicare ad un soldato disperso, anonimo, la tomba del milite ignoto, farlo diventare simbolo dell'unità nazionale, ed ha anche però una grande valenza sociale per il luogo dove il quale è stato posto, perché il Vittoriano è il monumento che celebra Vittorio Emanuele II, celebra il risorgimento e la figura che il risorgimento ha guidato. La prima guerra mondiale ribalta, non ci sono più l'élite, c'è la base, e allora il simbolo deve essere un soldato anonimo. E il suo ritorno deve rappresentare il ritorno dei troppi che non sono tornati da quella guerra. Così come Maria Bergamas è in qualche modo il simbolo di tante madri, di tante vedove, di tante donne che hanno perso i propri congiunti nella guerra. Signora, nella sua famiglia è vero, come mi hanno detto, che non si parlava? No, non si parlava. Io ne parlo tutti i giorni. E guardi, probabilmente era stato tanto il dolore, era stata tanto l'impegno che la mia bisnonna aveva messo per cercare anche il figlio che mai ritrovò, che poi non se ne parlò più. Si parlava sì appunto della sua scelta nella Basilica di Aquileia, della bara, ma non del resto, non se ne parlò. E anche poi ripensandoci, c'erano anche pochi ricordi di Antonio in casa. Del figlio disperso. Quanti anni aveva? Quanti anni aveva Antonio quando è morto? Allora, Antonio muore nel 16 ed era del 91, quindi 25 anni aveva, sì. Ed era scappato da Trieste, quindi dagli Asburgo, nel settembre del 14. È stata ritrovata la lettera... Per arruolarsi. Non era ancora scoppiata la guerra in Italia nel 14. Nel 14 era scoppiata sì la guerra. Ma ancora non c'eravamo noi. No, sì. Ma non c'eravamo noi. Ed è stata ritrovata dalla curatrice del museo di Cervignano in all'archivio di Trieste, dove ci sono tutti gli atti del tribunale asburgico. E quindi perché l'avevano sequestrata naturalmente, perché era attenzionata dagli Asburgo. La famiglia di Antonio, ovviamente. Infatti. Allora, vediamo un momento con Paola Miletic la storia del milite ignoto. Corpi senza nome e nomi senza corpo. A
al termine della grande carneficina in Italia, dove si contano ben 200.000 fra dispersi e vittime non identificate, si cerca un simbolo che esprima il dolore e il sacrificio di un intero popolo. Al nome provvede D'Annunzio, che questa volta attinge al latino, e conia il termine milite ignoto, un soldato sconosciuto che rappresenti le centinaia di migliaia di caduti. Ma serve anche uno spettacolo collettivo capace di mobilitare le masse come mai prima d'allora. Ci pensa Luigi Gasparotto, ministro della guerra e a sua volta veterano delle trincee, a organizzare un rito minuziosamente studiato in ogni suo dettaglio. Il primo atto si svolge nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre del 1921. Davanti all'altare sono allineate 11 bare coperte dal tricolore. Contengono i resti di altrettanti soldati non identificati, provenienti dai campi di battaglia dove gli scontri sono stati più feroci: Montegrappa, Piave, Isonzo, Cadore, Gorizia, Rovereto. Il compito di scegliere fra le 11 salme quella del milite ignoto viene affidato a Maria Bergamas, madre di Antonio, sottotenente di fanteria caduto sul Monte Cimon nel 1916. Lui non era solo un volontario, ma anche un irredento, uno di quei 2000 che, nati entro i confini dell'impero austro-ungarico, avevano disertato scegliendo di combattere con l'uniforme italiana. Pensa a lui, Maria Bergamas, quando indica la bara in un'atmosfera di grande commozione, fra gli spari a salve delle artiglierie e le note della canzone del Piave, suonata dalla Brigata Sassari. La bara viene adagiata su un affusto di cannone e caricata su un vagone aperto, in modo da poter essere vista mentre il treno passa lentamente attraverso 5 regioni e 120 stazioni. Sulla fiancata del vagone una citazione dell'Inferno dantesco: l'ombra sua torna che era di partita. Il treno percorre lento la penisola, attraversa l'Italia fra due ali praticamente ininterrotte di popolo. In quel soldato ogni madre piange il proprio figlio, ogni orfano il proprio padre, ogni donna il proprio marito. Il 2 novembre il treno fa il suo ingresso solenne a Roma, dove lo attendono il re e il governo. Dopo l'omaggio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, resta un'ultima tappa, il corteo funebre fino al Vittoriano, in un silenzio rotto solo dal rullio dei tamburi. Qui, ormai da 100 anni, il soldato senza nome riposa sotto la statua di Vittorio Emanuele II, il padre della patria. È il 4 novembre, anniversario della vittoria, è la festa delle forze armate. Ministro Guerini, prima abbiamo sentito 200.000 morti. Ci facevano una grande impressione, un numero enorme. E vado a memoria, ma i morti della seconda, morti civili della Seconda Guerra Mondiale furono 152.000 più o meno, di cui 15.000 ebrei. Non abbiamo avuti 132.000 e qualcosa per il Covid. Io mi ricordo i primi tempi, no? Quando sembrava che sarebbe passata presto, i balconi, i tricolori, insomma c'era un sentimento unitario. È rimasto questo sentimento, secondo lei? Io credo di sì, nella stragrande maggioranza della popolazione, soprattutto in quelle comunità che sono state più colpite dagli effetti drammatici della pandemia. Come dicevo prima, io vengo da un territorio molto colpito e la solidarietà che ho conosciuto nei primi giorni della pandemia, che poi si è realizzata e sviluppata nel corso dei mesi successivi, è una solidarietà che è stata conosciuta da tante comunità nel nostro paese, e credo che gli italiani abbiano dato, penso, grande prova di responsabilità e di dignità per come hanno vissuto questa esperienza drammatica. Penso che li dobbiamo ringraziare e li dobbiamo rappresentare meglio di come lo facciamo, nel senso che qualche volta diamo una rappresentazione degli italiani molto concentrata su esigue minoranze, mentre la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha vissuto questa esperienza drammatica con solidarietà e con responsabilità e, ripeto ancora una volta, con grande dignità. Io l'ho vista nelle mie comunità, ho conosciuto tante persone, ho perso persone che conoscevo, ho conosciuto tante famiglie che hanno avuto lutti, ho visto grande dignità nel sopportarli, ho visto la sofferenza di quelle morti, delle famiglie che non sono state in grado di passare le ultime ore
con i loro congiunti. È stato il momento più terribile. Il momento più terribile. Ho avuto modo anche di conoscere le esperienze, quelle simbolicamente più drammatiche, le bare a Bergamo portate dalle forze armate, dei camion dell'esercito, con qualche lettera che ho letto, qualche messaggio che ho ricevuto, delle esperienze che sono state vissute. Ecco, io penso che gli italiani abbiano dato davvero una grande prova e la stiano dando ancora. Vogliono, dentro quel senso di unità che anche il Milito Ignoto, giustamente, come è stato detto, ci ricorda, io credo vogliono affrontare il loro futuro. Ripeto, qualche volta diamo una rappresentazione degli italiani un po' diversa da quella che è la realtà. Allora, arriviamo a un momento, direi, politicamente più significativo. Il ministro della guerra, Luigi Gasparotto, Cesare Bocci, spiega al tenente Augusto Tognazzo, che è Alessio Vassalli, come bisogna cercare questo milite ignoto, quali sono i criteri identificativi del milite ignoto. Vediamolo dalla fiction che andremo da domani sera. Venga, sediamoci qui. Devo darle una buona notizia. Il disegno di legge ispirato al progetto del generale Due è stato finalmente approvato. Davvero? Sì, stiamo organizzando una manifestazione senza precedenti per rendere omaggio a tutti i nostri caduti. E devo istituire una commissione che si incarichi di trovare i corpi di 11 italiani caduti che siano assolutamente anonimi. Intende che non si possano identificare? Esatto. Poi una madre che ha perso un figlio in battaglia, scelta da un'altra apposita commissione, deciderà chi tra questi valorosi diverrà il simbolo dei nostri 650.000 morti. Tenente, in questa guerra tutte le famiglie hanno avuto un lutto e tante madri non hanno un luogo dove piangere i propri figli. E perciò è nostro obbligo morale dare degna sepoltura a questo milite ignoto nel più nobile monumento di Roma. Il Vittoriano. Trasformare il monumento al re nel monumento al popolo. Esatto. Io voglio che lei faccia parte di questa commissione, tenente. Allora, vedere il Cesare Bocci Latin Lover del commissario Montalbano, no? Si cambia, no, ogni tanto si cambia. Ormai è un benchmark di riferimento, sì, perché fa il ministro della difesa, sfaticato, quindi è problematico, diciamo. Sfaticato, donnaiolo. Diciamo efficiente a giorni alterni. Che impressione ti ha fatto avere questo ruolo che devo dire in maniera ineccepibile, grande solennità, grande partecipazione? L'effetto che mi ha fatto è stato quello di partecipare a un'operazione di grandissima emozione, perché tutti noi abbiamo sentito fortissimo l'energia che c'era nei luoghi dove abbiamo girato. Prima dicevo con il ministro, abbiamo girato sullo stesso vagone dove loro sono saliti, o nella stessa basilica di Aquileia, dove oggi ricordava Sonia c'è un'energia particolare. Quei luoghi l'hanno vissuta a pieno. L'Italia ha avuto morti e lutti in tutta Italia, ma realmente la guerra si è svolta lì e ancora lì si sente forte questa energia, questo ricordo. Andare lì ci ha dato a tutti la spinta ancora più forte per fare qualcosa che non si dimentichi. E allora Mimì è andato a casa e è restato l'attore che ha interpretato il ministro Gasparotto. È un attore più giovane? È stata un'esperienza fortissima, come le dicevo prima, ho usato la parola fisicamente. Io fisicamente sono stato proprio nelle trincee del San Michele, dove sono morti tantissimi soldati. E questo secondo viaggio che è costretto a fare il tenente Augusto Tognazzo è un viaggio di ritornare in quei luoghi ed è una elaborazione di quei lutti, perché lui è tornato da poco dalla guerra, è mutilato, quindi ritorna in quei luoghi per riportare a casa compagni che non ce l'hanno fatta, che sono irriconoscibili, perché ci sono delle madri in Italia che attendono i corpi di questi figli. Quindi questo secondo viaggio che lui fa in quei luoghi serve anche perché non è soltanto un film sul dolore, sui morti, ma è anche un film di rinascita, di speranza verso il futuro, che un po' si parlava prima della pandemia, quello che è accaduto a noi nel periodo post-pandemico, cioè avere il tempo, la forza di elaborare questi lutti
e provare a guardare avanti. E poi la cosa che più mi ha colpito è che molte storie ci attraversano anche inconsapevolmente. Io ho parlato adesso magari con molti miei coetanei o anche più giovani dicendo guardate che c'è il film che ho fatto sul Milite Ignoto, e tutti sanno che cos'è il Milite Ignoto, perché anch'io quando arrivai a Roma, io sono di Palermo, la prima volta, il primo monumento che ho visto è stato là, Piazza Venezia, no? Quindi tutti sono passati da lì e sanno cos'è il Milite Ignoto, ma nessuno conosce la storia, pochissimi conoscono la storia, cioè anche io non la conoscevo. Una scelta politica di grande valore, perché i reduci dalla prima guerra mondiale spesso venivano insultati, spesso erano disoccupati sostanzialmente, spesso trattati male, spesso anche insultati da chi, dagli antimilitaristi, da quelli che erano contrari alla partecipazione. Sì, questo è vero, nel senso che dopo la guerra c'è stato un enorme problema socio-economico, perché c'erano 5 milioni di contadini, perché i soldati erano contadini che rientravano in campagne abbandonate e quindi che non riproducevano immediatamente, e perché c'erano tantissimi operai che venivano a loro volta licenziati perché le fabbriche che avevano prodotto armi dovevano riconvertirsi in altre produzioni. Però devo dire anche un'altra cosa, che probabilmente l'Italia è sempre stata migliore di quella che non fosse la rappresentazione, come diceva il ministro prima, perché la partecipazione popolare a quel corteo funebre fatto dal treno ha sorpreso tutti, gli osservatori e i politici del tempo. E perché in quella occasione si sono ritrovati attorno al Milite Ignoto anche forze politiche opposte, con intonazioni diverse, nel senso che per le forze di governo il Milite Ignoto doveva essere il simbolo dell'identità nazionale maturata nella guerra. Per le forze socialiste e comuniste, che avevano messo in discussione la conduzione della guerra, è stato invece considerato il simbolo del proletario che si sacrifica morendo per i colpi di altri proletari vittime delle ingiustizie sociali del periodo. Quindi si sono trovati tutti all'interno di questa rappresentazione. E non era la rappresentazione avventuristica di chi voleva dire abbiamo vinto, non era nazionalismo. Era senso dell'appartenenza a una comunità. E poi il fascismo, che ha trasformato l'altare del Milite Ignoto in un palcoscenico di regime e ha fatto diventare la prima guerra mondiale il retroterra di legittimazione storica delle avventure coloniali e poi della tragedia della seconda guerra mondiale. Ma la percezione che c'era nel 1921 era diversa, tant'è che ha avuto anche una cosa particolare: la legge che è stata approvata il 4 agosto del 21 è stata approvata all'unanimità. Quando mai una legge d'Italia è stata approvata all'unanimità? Anche forze politiche socialiste che erano su altre posizioni, era già nato il Partito Comunista d'Italia perché era nato nel gennaio del 21, pure tutti si sono ritrovati nell'approvare questa legge con un dibattito rapidissimo, senza emendamenti, senza ostruzionismi e senza barricate, perché allora, era un simbolo comune. È molto raro vedere a un funerale una donna che porta la bara, meno che mai un secolo fa, meno che mai in ambiente militare. Però Maria Bergamas si impose e dice voglio che quella bara sia sulle mie spalle. E lei ci sentiva il figlio, anche se sapeva che non era il figlio. Vediamo un pezzo della fiction. Sinistra, fermi. Destra. Fermi. Vogliamo portarlo noi dentro. Signora, lasci fare a noi. Queste non sono cose da donne. E cos'è da donna? Pregare, aspettare, piangere. Se siamo buone a seminare un campo, possiamo anche portare una bara. Potrebbe essere figlio nostro. Vemo.
Anche questo è un bel pezzo, eh. Raccontavo prima a Grazia che proprio girando questa scena, una delle donne che con me girava la scena mi ha raccontato che come tradizione familiare lei apparteneva a un gruppo di donne che teneva la bara. Ah, ecco. Sì, quindi proprio una tradizione vissuta, anche simbolicamente, insomma, la donna che porta il peso delle cose. Maria era la sua bisnonna, quindi voglio dire, lei non è morta nel 53. Io sono del 51, appunto, quindi insomma non ha avuto soltanto il tempo di saltare sulle ginocchia, sì, infatti, inconsapevole, diciamo. Ma mi ha detto che nella sua famiglia c'era stata quasi una rimozione di questo. Sì, esatto, sì. Ma invece il dopoguerra, nei racconti, com'era il dopoguerra della Prima Guerra Mondiale? Anche questo era stato rimosso? Allora, nel dopoguerra, cioè dopo la scelta del Milite Ignoto, praticamente Maria tirerà su i nipoti di sua figlia, Anna, cioè mia nonna, che aveva avuto una ricevitoria del Lotto a Fiume, dopo che Fiume era stata riconquistata. E certamente un'altra delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, come diceva lo storico, è anche la presa di coscienza delle donne, della loro capacità di sapersi autogestire, perché hanno lavorato nelle fabbriche, hanno lavorato nei campi al posto degli uomini, e quindi questa capacità di autogestione fu anche di Maria e di sua figlia Anna, che Maria rimase vedova e quindi tirò sui figli. Mia nonna si separò molto presto dopo essersi sposata, e quindi loro due vissero sempre insieme Maria con i nipoti e con la figlia. E quindi sì, poi purtroppo io dico, parteciparono, furono fasciste, perché bisogna dirlo purtroppo. E questo naturalmente non mi fa piacere, ma quelli erano i tempi. Non erano pochi i fascisti. No, no, immagino, però. Erano pochi. Però voglio dire, così fu, perché loro avevano molto forte anche questo senso della patria, dello Stato, di tutto. Pur non essendo, come posso dire, allora, molto rispettose, ma molto autonome. Cioè, per nulla succubi, ecco, in questo senso, erano donne molto forti, sia Maria che la figlia Anna, cioè mia nonna. E Oliva, il fascismo approfittò anche del senso di frustrazione che c'era in alcune classi, no? Beh, sicuramente il fascismo non si sarebbe affermato in Italia se non ci fosse stata la crisi del dopoguerra, quindi frustrazione, crisi economica, rischio di proletarizzazione per quelle classi piccolo borghesi che vedevano perdere la loro capacità d'acquisto, si è inserito sulle frustrazioni legate alla cosiddetta pace mutilata, cioè al fatto che nel trattato di pace sono stati riconosciuti ingrandimenti inferiori a quelli pattuiti all'atto dell'ingresso d'Italia. E poi c'è stato il fatto che Mussolini, bisogna riconoscerlo, ha intuito una cosa che è stato il primo ad intuire, e cioè che dopo la Prima Guerra Mondiale era nato un soggetto nuovo, che era l'opinione pubblica. Non esisteva prima, l'opinione pubblica era fatta solo di classe dirigente. Nel momento in cui c'è un'opinione pubblica, che è quella per esempio che partecipa ai funerali del Milite Ignoto, Mussolini capisce che per imporre un regime autoritario non basta la forza, bisogna conquistare il consenso, manipolandolo, controllando l'informazione, controllando la formazione, ma crea quello Stato dove non bisogna dispiacersi se i nostri nonni sono stati fascisti, perché lo sono stati tutti. E lo sono stati tutti, perché il fascismo... Quasi tutti. Beh, quasi sì, tutti. Poi ci sono stati. Gasparotto non lo è mai stato. No, ci sono è stato l'unico che ha contrastato molto veementemente Mussolini. C'è stato un antifascismo clandestino, un antifascismo costretto all'esilio, ma se guardiamo i grandi numeri, nel 43, quando Mussolini caduce, c'erano 24 milioni di italiani che avevano una tessera del partito o di altre organizzazioni, perché c'è stata un'intera classe dirigente di intellettuali, professori, giornalisti, avvocati
che ha costruito il fascismo. Ministro, che ci hanno insegnato quegli anni? Ministro quale? Come dicevo prima. Cioè. Quello in carica, diciamo. Quali anni? Gli anni... Quelli, esattamente, quelli dal punto di vista politico, insomma. Quelli... Le inquietudini del primo dopoguerra che hanno avuto poi l'esito che hanno avuto. Beh, ci hanno insegnato che le inquietudini devono trovare una risposta. Ci hanno insegnato che laddove gli strumenti della democrazia non riescono a dare uno sbocco, a trovare una risposta a quelle inquietudini, poi quelle inquietudini trovano altri modi per essere rappresentate. E quindi mai, non devono essere mai sottovalutate, banalizzate le paure delle persone, le loro inquietudini, l'incertezza sul futuro. Io credo che una politica, diciamo, che non si interroghi continuamente sulla capacità di dare risposte alle paure che si manifestano, alle inquietudini che si manifestano, è una politica che rischia di abdicare una propria responsabilità e di assegnare poi la rappresentanza di queste istanze, e di queste paure, di queste inquietudini a movimenti, soggetti che con la democrazia hanno poco a che fare. Con gli esiti che conosciamo, insomma. Certo, con gli esiti nefasti che conosciamo. L'ultima clip, l'ultimo frammento che vi mostriamo è quello delle madri dei caduti che salgono in treno e accompagnano da Aquileia a Roma la salma, appunto, del milite ignoto. Ogni tanto mi viene da pensare a che cosa avrebbe fatto Manlio se fosse tornato a casa. Tuo figlio? Cosa avrebbe fatto? Antonio sarebbe tornato a insegnare. Lui adorava i bambini. Diceva sempre che la verità va insegnata da piccoli. E tu che cosa farai? Ah, io so soltanto che mia figlia aspetta un bambino e voglio star con lei. Posso portarli un po'? Bene, questa circostanza la Ceca di Stato ha emesso una moneta commemorativa e le Poste Italiane un foglietto, un album foglietto per ricordare questo straordinario avvenimento. Io vi ringrazio, poi il ministro si fermerà un momento a fare due chiacchiere, di politica, e chiudiamo prima del TG1 con la fanfara dei Granatieri che le campane di San Giusto, un'altra canzone famosissima.
con il ministro della difesa Lorenzo Guerini del Partito Democratico, con Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, dopo la toccante anteprima in blancio sul centenario del Milite Ignoto, veniamo a parlare della politica dei giorni nostri. Allora, siccome mancano, tutti dicono, bisogna presto parlare del Presidente della Repubblica, però saremo delle anime nere, ma siccome siamo al 3 di novembre e si comincia il 19 gennaio, e insomma non è una cosa che poi non richieda un minimo di riflessione, anche se poi all'ultimo momento succede sempre il contrario di quello che noi giornalisti abbiamo previsto, quindi è, diciamo che è abbastanza scontato parlarne. Ha fatto un certo rumore alcune dichiarazioni di una persona autorevole, intelligente e abitualmente cauta come il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Da un lato, e va bene che ci sono, diciamo, affari quasi interni della Lega sulla linea interna e internazionale, soprattutto internazionale, che deve tenere la Lega se legarsi in prospettiva al Partito Popolare Europeo, come sostiene il ministro Giorgetti, oppure fare un rassemblement conservatore con l'esclusione soltanto di Alternative for Deutschland, in qualche modo, che prenda un po' di parlamentari europei da tanti gruppi, compreso il Partito Popolare Europeo, per fare un gruppo alternativo al gruppo socialista e al Partito Popolare, e poi invece il problema invece più emergente, il prossimo Presidente della Repubblica. E la tesi di Giorgetti è, insomma, se non è possibile che Mattarella si fermi, e diventa sempre più difficile onestamente vista la volontà dell'interessato, beh, insomma, Draghi potrebbe diventarlo lui, non si va alle elezioni, e all'obiezione che gli è stata fatta, ma poi l'economia è lui divida, ma insomma Draghi è una persona che dal Quirinale può rassicurare l'Europa sul fatto che un altro governo che ci porta alle elezioni può andare, e si è parlato di semipresidenzialismo di fatto, cosa che ad uno della sua formazione, il semipresidenzialismo è una roba che non... No, soprattutto di fatto, diciamo che noi dovremmo avere un riferimento, abbiamo un riferimento che è la nostra Carta Costituzionale, e credo che a quella dobbiamo guardare. La Carta Costituzionale assegna potere al Presidente della Repubblica, ad una figura di grande garanzia istituzionale come il Presidente della Repubblica, assegna funzioni, compiti, e credo che a quel perimetro noi dobbiamo guardare. Poi potrei risponderle con una battuta, diciamo, rispetto all'inizio della sua riflessione: è presto per parlarne, e quindi cavarmela così. Diciamo che forse è presto per parlare pubblicamente, sicuramente, però è tempo per riflettere. Credo per i partiti, per i gruppi parlamentari, per riflettere, soprattutto per ragionare su un metodo con cui arrivare all'elezione. Ma il Partito Democratico ha rinunciato all'idea di far fermare Mattarella, perché poi l'idea del biennio di Mattarella è anche piuttosto offensiva, se mi permette, perché un presidente si elegge per 7 anni, non è? Dice, guarda, ti leggiamo per 2, poi grazie, è stato un piacere. Io credo che innanzitutto dobbiamo davvero esprimere un grande ringraziamento al Capo dello Stato per come ha svolto la sua funzione in questi anni, per il servizio è davvero importantissimo, preziosissimo, saggio che ha reso al Paese in questo settennato. Credo che non dobbiamo tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Penso che invece dovremmo dedicarci appunto a costruire un percorso, un metodo che ci porti a individuare una modalità con cui costruire un consenso ampio intorno alla scelta, perché guardate che anche qua la nostra Carta Costituzionale ci dice qualcosa, ci dice che come dire, l'obiettivo primario è quello di costruire un largo consenso intorno a quella figura, perché le prime elezioni hanno bisogno di una maggioranza qualificata, a maggioranza semplice, a maggioranza assoluta si va dalla quarta votazione. Questo significa, come dire, uno stimolo ai partiti, alle forze politiche, ai gruppi parlamentari, di trovare appunto un consenso ampio su una figura che deve essere interpretata come una figura di garanzia. Per cui io non ho, non rispondo a Giorgetti, ci mancherebbe, con cui ho anche ottimi rapporti, se devo discutere posso discutere con lui direttamente. Però penso che insomma il perimetro della Costituzione è il perimetro che consente di inquadrare quella figura e quel ruolo
dentro un sistema di garanzie. Però Verderami sa che un semipresidenzialismo di fatto in Italia c'è stato già, di fatto, o sbaglio? Il ministro Guerini giustamente si pone in una posizione che inevitabilmente deve tenere conto anche della situazione politica e costituzionale e istituzionale del nostro paese, ma i vulnus alla carta in questi anni sono stati molti, ripetuti, e un semipresidenzialismo di fatto si è notato in molti passaggi della Repubblica, e che stare qui a ricordare mi pare eccessivo, ti servirebbe un'edizione intera di Porta a Porta. Quindi il semipresidenzialismo di fatto noi l'abbiamo già conosciuto in passato. Mentre mi interessava quello che diceva il ministro Guerini a proposito della elezione del capo dello Stato, siccome di nomi non gliene scuciremo ed è inutile cercare di farlo, il punto che ha sollecitato il ministro è la Costituzione ci chiama a scegliere un Presidente della Repubblica condiviso. Ora, io a memoria, diciamo, di Seconda Repubblica ne ricordo solo uno, Ciampi. Per il resto le maggioranze, cioè sempre il centro-sinistra, se ci mettiamo anche la prima, ci sta soltanto Cossiga. Cossiga. Per il resto il centro-sinistra, caro ministro, in Presidenza della Repubblica, a prescindere naturalmente dalle persone che hanno svolto questo ruolo, se l'è fatto da solo. Stavolta manca, tranne Ciampi, senza il concorso dell'opposizione. E nemmeno cercando poi tanto di ricercare un rapporto con lui, ma la storia sta qui a ricordarlo. Invece quello che mi interessa è, siccome oggi il centro-sinistra non ha i numeri per un candidato di blocco, e così non ha i numeri il centro-destra, lei dice che bisogna trovare un rapporto. E allora le pongo una domanda, ma chi fa il regista? Cioè, noi abbiamo avuto per il Quirinale sempre un regista che ha svolto questo ruolo per arrivare a un'intesa tra partiti. Chi è il regista stavolta? Stavolta chi è? Io credo, io per ora non lo vedo. Io faccio il ministro e faccio il leader di partito. Lei anche credo che le forze politiche e chi le guida debbano avere la responsabilità e la capacità di costruire un terreno comune di confronto. Guardate, possono sembrare, diciamo così, frasi un po' dette in politichese, ma la forma è anche sostanza. Penso che ci sia l'esigenza che i partiti si parlino, che discutano, che trovino un terreno comune, identifichino dei profili e sulla base di quella poi provino a costruire una scelta la più possibile condivisa, perché poi la Costituzione prevede che dalla quarta votazione si possa andare a maggioranza assoluta. Però io penso che quella tensione a costruire un consenso largo, io credo che sia una tensione che vada ricercata e vada mantenuta, anche per la fase che il Paese sta vivendo. Siamo in una fase comunque di ricostruzione, una fase importante di grande ricostruzione, di grande rilancio dell'economia, di grande lavoro per superare l'emergenza pandemica e per cucire le ferite che l'emergenza pandemica ha prodotto nelle nostre comunità. Ecco, io penso che una capacità di un salto di responsabilità da parte della politica per cercare un terreno condiviso, e credo che sia un dovere provare a ricercarla. Insomma, il regista non c'è. No. Il regista, a volte le regie si possono fare anche insieme, non è necessario che ci sia un unico regista. Un'altra tesi che comincia a girare è, nel caso Draghi accettasse di candidarsi e quindi fosse eletto Presidente della Repubblica, ma insomma si potrebbe fare un governo per arrivare comunque la prima scadenza, per non far perdere la pensione al 70% dei parlamentari che sono di prima nomina, insomma sarebbe la fine di settembre, le elezioni e la scadenza naturale in marzo, per arrivare anche a ottobre o a marzo. Secondo lei potrebbe durare ancora un anno un governo di una nazionale come questo, con una figura evidentemente guidata di una io credo che l'autorevolezza della figura di Draghi sia un elemento di garanzia, di collante di questa maggioranza, che è una maggioranza tra forze che sono tra loro alternative e che però in un momento straordinario per il Paese hanno risposto all'appello, all'invito del Presidente della Repubblica e hanno deciso responsabilmente di farsi carico del governo del Paese in questa fase appunto ancora drammaticamente straordinaria. La figura di Draghi è, da questo punto di vista, un elemento di assoluta garanzia.
Io non ragionerei oggi sugli scenari che ci saranno dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Però prima, lei preferirebbe che Draghi restasse a Palazzo Chigi? Io penso che Draghi stia facendo un lavoro straordinario, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Gli indicatori economici danno, da questo punto di vista, testimonianza della forza di questo lavoro. La credibilità internazionale del Paese, che non è un elemento, diciamo... Quindi dice meglio che rimanga là, insomma. Lo deciderà il Parlamento. Però, questa sera l'onorevole Bersani, che certamente il PD lo conosce per essere stato anche il segretario, ha detto che si avverte questa tentazione di andare alle elezioni anticipate utilizzando proprio eventualmente l'elezione di Draghi al Quirinale. Ha detto questa tentazione è evidente nelle forze di centrodestra, ma anche in un pezzo del centrosinistra. E Bersani conosce qual è il pezzo del centrosinistra? Bersani conosce il PD per averlo frequentato, diciamo. Ma il PD è stato molto chiaro, ha detto che questa legislatura deve giungere fino al 2023, che Draghi deve governare fino al 2023. C'è da sostenere la ripresa economica, darle continuità. Credo che non sia non sia auspicabile da questo punto di vista. Se qualcuno avesse la tentazione nel suo partito, lei gli consiglierebbe di lasciare stare? Chi? Retroscenizza, chi è che c'è la tentazione? Dai. Io non credo ci siano tentazioni da questo punto di vista. Mi pare che il Partito Democratico sia stato molto chiaro nelle parole del suo segretario, ma anche nelle parole dei maggiori. Delle maggiori figure di questo partito. Cioè, lo sguardo silenzioso, non fai il nome. No, in un lavoro che... Ma se aspetti che lo fai il ministro Guerini, siamo qua tutta la notte, insomma, voglio dire. Potrei andare avanti per ore, diciamo. Sì, certo, forlagnanamente potrebbe andare avanti per ore senza dire nulla. Beh, insomma, Bettini l'ha pure teorizzato in un'intervista pubblica al Corriere della Sera e anche un pezzo del partito, come per esempio quello... vicino più a Zingaretti, sostiene che magari per cogliere di sorpresa il centrodestra sarebbe necessario andare. Io rispetto di tutti, ma alla fine mi interessa quello che dice il mio segretario. E il mio segretario credo che abbia detto parole molto chiare. Con queste parole lapidarie ringraziamo il ministro Guerini, è stato noi, Francesco Verderami, e adesso gli introduciamo la seconda parte, sarà una parte.